quindi vediamo qual è il tipico processo di acquisto online. Le persone cercano informazioni. Abbiamo detto che cercano informazioni su un prodotto. Dopodiché visitano il sito dell'azienda, trovano in Google magari il sito dell'azienda, che sia un annuncio, che sia un risultato organico, quindi che sia posizionato in modo naturale, visitano il sito dell'azienda. Cosa fanno dopo? Vanno a consultare i social, perché il sito ti dice: sono bello, biondo, occhi azzurri, non ho difetti. Però allora io voglio andare a vedere veramente chi sei, chi c'è dietro. E quindi anche come vengono utilizzati i social e gli asset online in generale dell'azienda, quindi canale YouTube, quindi se ha un podcast. Voglio vedere effettivamente chi sei, voglio sentire la tua voce, voglio guardarti in faccia, voglio vedere se del sito dici che sei bravissimo, però magari nei social non posti da un anno. Hai un canale Facebook e non posti da un anno. Oppure vedo come rispondi ai tuoi post, agli utenti. Dopodiché, ovviamente, confronto i prezzi. Online abbiamo i prezzi di tutto il mondo e quindi posso confrontare effettivamente i prezzi e capire se sono competitivi. Dopo che ho confrontato i prezzi e sono ancora interessato, leggo le recensioni. Chi non legge le recensioni prima di acquistare? Sia che sia un acquisto online, soprattutto visto che dobbiamo ricevere la merce e non abbiamo il contatto diretto con chi ce la vende, sia che siano delle attività offline. Prima di andare in un ristorante guardiamo TripAdvisor oppure guardiamo proprio le recensioni di Google My Business. Se devo portare fuori una ragazza, prima guarderò se il ristorante ha almeno 4 stelle e mezza, se ne ha 2 cambio posto, ok? Quindi fate attenzione alle recensioni online e anzi stimolate le recensioni positive, perché sono fondamentali. E l'ultimo step: posso anche trovare 2 siti, uno mi vende lo stesso prodotto a 90 euro, l'altro a 110. Ma se quello che me lo vende a 90 ha 2 stelle su 5 di recensioni, l'altro invece ne ha 4 e mezzo, 5, io vado su quello, pago di più, però sono sicuro che mi troverò bene. Quindi alla fine acquisto. Questo è il processo, tipico processo di acquisto online lineare, che poi chiaramente cambia in base al vostro cliente.